Mense scolastiche, si riavvolge il nastro. Da domani il centro cottura di Agliana della Ristor Art, l'azienda che fornisce i pasti nelle mense scolastiche del comune di Prato, tornerà di nuovo a funzionare dopo lo stop imposto dal capitolato di appalto in seguito al secondo caso in 15 giorni di presenza di insetti nei pasti serviti ai bambini delle scuole, una pastina all'uovo in brodo il 4 novembre e un passato di ceci giovedì scorso. Sono l'amministrazione comunale e la ASL 4 a fare quadrato attorno alla Ristor Art, una difesa che si basa sui risultati degli accertamenti, dei campionamenti e dei sopralluoghi fatti in questi giorni dall'azienda sanitaria e dal NAS, sia al centro cottura che al magazzino. Si tratta di due episodi veramente incresciosi e abbiamo agito con fermezza fin dall'inizio. Io ho chiesto di sospendere la fornitura da parte del centro d'Agliana per cautela. Ora noi abbiamo le analisi dell'ASL di Pistoia, dei NAS, che evidenziano che il problema comunque nasce dal magazzino e nasce da alcune forniture di pasta, ceci, comunque cereale. La ditta ha disposto non solo la distruzione di queste derrate alimentari, ma l'intera distruzione del materiale presente nei magazzini. Il magazzino è stato disinfestato, sono state fatte tutte le procedure, per cui si riparte da zero. Nessun problema è stato riscontrato al centro cottura di Agliana. Le autorità ci dicono che i livelli, perché sono stati fatti i tamponi sulle superfici, sugli utensili da cucina, il livello è ottimo dal punto di vista igienico. E intanto la giunta comunale annuncia visite a sorpresa nelle scuole elementari all'ora di pranzo. Mi ha dato la conferma anche il sindaco, andremo nei prossimi giorni a sorpresa a mangiare con i bambini nelle diverse scuole.